Quella tarantella che avete fatto prima è quella più... È una delle tarantelle che faccio. Scusateci perché siamo un po'... tutto improvvisato, non è... purtroppo... Quindi quella tarantella là, è trazionale... Per esempio il papà, che tarantella faceva? Il papà suo, con la zampogna. La fa lui, lo so, la faceva lui. Però voi... Zampogna, no, non lo so. Tu, Giovanni, quando pensa alla tarantella di suo papà, l'avrai ascoltata? No. Tu fai le tue... No, io faccio solo l'accompagnamento. La zampogna, mi dicevi questa cosa dell'accompagnamento. Sì, noi, perché noi ci abbiamo, come solista, ci abbiamo la ceramella, quindi la zampogna solista da noi, praticamente pochissime persone la sanno suonare da solista. Perché non c'era stata l'esigenza. Per esempio sul Pollino è diverso, cioè sul Pollino la ceramella non è mai esistita, cioè esiste adesso perché... Gli scambi culturali, hanno visto la ceramella e hanno iniziato a prendere la ceramella, ma fino a qualche decennio fa non sapevano nemmeno dell'esistenza, ma me l'hanno detto loro, non perché lo dico io. Certo, certo. Sì, quindi fa solo l'accompagnamento, quindi sentiamo una tarantella con la ceramella. Proprio la cassetta.